Intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per essere venuti in tanti a cercare di capire quello che sta succedendo nel Mazara Calcio. Era mio dovere cercare di chiarire qualche aspetto, considerando che negli ultimi tempi c'è stata tanta confusione, tanto parlare e poca concretezza nei fatti. Per una questione di coerenza, che parte già da domenica, dalla partita fatta mia fuori dai bordi della panchina, quindi dall'altro lato, coerenza si tratta, perché io già la settimana prima che iniziasse questa settimana, quindi la settimana scorsa, prima di andare in trasferta, avevo parlato con una delegazione vostra e avevo detto che entro sabato aspettavo una risposta per capire se questa società continuasse ad avere vita o moriva prima della partita che abbiamo fatto in trasferta. Quindi sono partito con l'intento di non lasciare i ragazzi da soli, perché una delegazione dei ragazzi era venuta incontro a questa esigenza e io, da tecnico, da padre di famiglia e soprattutto per cercare di non portare Mazara alla deriva calcistica, mi sono esposto anche a fare quella partita, che non era nelle mie intenzioni. Nonostante ciò, siamo partiti con la settimana e nell'arco della settimana non ho ricevuto le risposte che avrei dovuto ricevere. Quindi ho allertato un po' la società in funzione di quello che poteva essere il problema e sabato è venuto il dottor Franzoni. Come voi sapete tutti, c'è stata la settimana prima le dimissioni del presidente Leo Bagnato, quindi si cercava chiarezza chi potesse continuare a portare il Mazara avanti. E il dottor Franzoni mi aveva assicurato, così come penso che abbia assicurato tanti di voi, che la situazione era fattibile e che aspettava solo delle carte da completare al fine di portarle da un notaio e quindi chiudere questa telenovela che durava già da due o tre settimane. Detto questo, io non ho allenato la squadra la settimana proprio per dare stimoli a loro di sbrigarsi, di chiudere questa faccenda prima possibile, perché è mio dovere da allenatore e prima ancora che da allenatore, da cittadino mazarese, di cercare di far quadrare quello che poteva essere l'armonia che può regnare all'interno di una squadra di calcio. Ma tutto ciò non è stato possibile. Quindi io, non avendole allenate, non dovevo neanche venire in panchina, non dovevo andare in panchina e non dovevo venire neanche allo stadio. Questo è per onore di chiarezza e di coerenza. Se non che il dottor Franzoni mi ha detto che era tutto pronto, aspettava queste firme, è assurdo che magari non vai a salutare i ragazzi e ti presenti anche indirettamente, non sul campo, fuori dal campo, a cercare di capire chi poi potrebbero essere i componenti che dobbiamo portare avanti e chi magari poi bisogna fare delle scelte. Va bene, vengo. Quindi questa è la mia coerenza dettata dalla non presenza in panchina e andando in tribuna, o gradinata se vi piace di più. Siamo ritornati a martedì, io ancora carte scritte non ne vedo. C'è solo sempre quella situazione che si porta avanti da qualche giorno e per questa ragione coerenza è stata sabato, coerenza sarà oggi. Io non intendo andare avanti, presento le mie dimissioni, poi la società le valuterà, ma in questo momento da parte mia sono irrevocabili perché chiarezza non ne vedo. Siccome io, oltre ad aver sposato questa causa, per ragioni che tanti di voi sapete, che ero schifato del calcio, una promessa fatta a mio padre, non sono venuto per svernare, ma perché volevo ribaltare Mazara calcistica in funzione degli ultimi decenni che non mi sono piaciute, anche a viverle a distanza, ma che comunque un grazie bisogna darlo a chi ha dato vita a questa struttura, nel bene o nel male l'hanno portata avanti e quindi li ringrazio per questo. Ma la mia presenza non era dettata da fare vivere a campare giornalmente, era programma, organizzazione, società sana, società che ha poco ma che incomincia a crescere, che incomincia a capire come si costruisce un'azienda calcio. Tutto questo io ho visto ben poco, oserei dire quasi niente, anzi tolgo il quasi. Ho tirato avanti, adesso siamo arrivati a un momento che non c'è né società né macchina da guerra sportiva, e parlo in termini di uomini
e per quelle che ci sono hanno profuso un grande impegno, e li ringrazio, ma non è qualitativamente così eccelsa, e abbiamo delle defezioni importanti a livello strutturale e organizzative. Se tutto questo non porta a poter fare quello che voglio io, la mia presenza qua penso che non abbia più senso. Quindi, in funzione di tutto questo, io non dico vi chiedo scusa, perché comunque ci ho messo un po' di professionalità mia, un po' la faccia, un po' di avermi annullato calcisticamente su quello che poteva essere un domani immediato di poter andare anche nei professionisti, ma non ci voglio perdere la dignità. Quella non me la può togliere nessuno. E i 35 anni miei di calcio non li scalfiscono le 6 partite fatte a Mazzara. Mi dispiace per come sono andate le cose, quello è fuori discussione, ma è sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo né una società, né un'organizzazione, né una squadra che può competere con le altre squadre, ma questo è relativo, perché anche voi siete a conoscenza che il mercato si apre a dicembre, però non voglio neanche arrivare a dicembre che siamo con l'acqua alla gola, ma non intanto in termini di risultati, è perché non cambia niente, perché non vedo natura di cambiamento. Quindi la roccaforte doveva essere la moglie incinta che sta per partorire, io compro il corredino, glielo metto al bambino quando è appena nato, il bambino dovrebbe essere la società, il completino glielo mettiamo ai giocatori in funzione dell'organizzazione che noi abbiamo. Noi non siamo in grado di fare tutto ciò e io non mi voglio più prendere queste responsabilità in funzione di non avere né la moglie incinta e né il bambino vestito. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità e per la vostra attenzione e per l'affetto che mi avete mostrato, però il calcio si fa in maniera, secondo il mio punto di vista, diversa, con logica, con organizzazione, con professionalità, e poi i risultati sono frutto di tutto ciò. I risultati non vengono a caso, è vero che le partite iniziano tutte da 0-0, ma è anche una struttura che deve camminare, perché io posso pure fare 6 sconfitte, non mi cambia niente, se so che domani sono coperto da una struttura forte, da un'organizzazione forte, da un ambiente forte. Qua è un ambiente depresso, che comunque, al di là di tutto, del bene che vi voglio io da mazzarese, questa è una città che ne fa e ne lascia fare. Ne fa e ne lascia fare. Perché le chiacchiere sono chiacchiere, il fatto concreto è che per 40 anni questa squadra vive tra l'eccellenza e l'interregionale, tra l'eccellenza e l'interregionale. E forse sono anche bravo a dire che vive più per l'interregionale che l'eccellenza. Quindi vorrà dire che anche noi siamo gente che parliamo tanto e facciamo anche poco. E non è che parlare significa fare 4 domandine se è bravo su Facebook o se è un coglione su Facebook. Non c'entra niente. Qua ci vuole un'organizzazione anche da parte nostra a essere disciplinati, inquadrati per quello che uno può fare nell'ambito calcio. E io ribadisco, non sono venuto qua per fare le cose settimanali o mensili, io sono venuto qua per programmare una città calcistica, ribaltarla, perché se non ha funzionato per tanti anni vuol dire che qualche problema c'è stato. Non è che io sono Padre Pio e risolvo in un giorno, no, però con una struttura dietro, con una società organizzata, con un pubblico stupendo quale io mi ricordo nelle 3 partite di Coppa Italia, forse noi siamo in condizione di poter fare anche la Serie C e alta Serie C, perché l'esperienza mi dice che si va avanti solo con l'organizzazione, non con l'improvvisazione. E noi siamo abituati a improvvisare tutto. A me non piace, non mi ci trovo, ho fatto calcio vero per tanti anni, fatemelo passare, è 35 anni che vivo in questo mondo e forse so come funziona. Il risultato è frutto sempre di quello che uno semina, e noi stiamo seminando tutti tempesta. E non è corretto, non è corretto per la città, non è corretto per voi mazzaresi, non è corretto per me che mi sono esposto, che ho fatto una scelta di vita in funzione del Mazzara, perché è cucito sulla pelle. Sono stato distante, lontano, ma io ho portato la mia famiglia a Mazzara. Questi sono i valori miei per la mia città. E non intendo perderli per 6 partite col Mazzara. E non intendo perderli per 20 partite col Mazzara. Non mi cambia niente. Devo essere a posto con la mia coscienza, devo essere a posto con la mia professionalità. Se tutto ciò non può essere fattibile, io alzo le mani e dico grazie a tutti.
Se qualcuno ha delle domande da fare, sono a vostra completa disposizione. Lei ha parlato di mancanza di società, di organizzazione, di giocatori, comunque perché non è qualitativamente veramente eccelsa la rosa. A settembre, quando è arrivato, queste condizioni c'erano o no? Cioè lei che conoscenza aveva della situazione a Masera quando è arrivato? Che situazione le hanno prospettato? Era una situazione fattibile perché avevo un organico che non era pieno, cioè non era su 22 diciamo di grande spessore di primo pelo, ma fa parte del, io credo, di ogni squadra, perché ha l'obbligo qua di avere 11 under e 11 diciamo adulti. A me la squadra delle prime due partite mi dava non soddisfazione, di più. E non voglio addossare le colpe al fatto che poi magari ci sono stati degli infortuni e non siamo potuti andare ad aggiustare la squadra, perché in questo momento fare un cambio tanto per farlo a me non serviva. Quindi diciamo che sotto il profilo organico non eravamo pieni prima, però poi le seconde e le terze scelte sono diventate tutte prime scelte, quindi in funzione di tutto questo noi abbiamo avuto delle defezioni in termini di organico. Ma ragazzi, sotto il profilo dell'impegno io non posso dire niente, come ho già detto poc'anzi, e non dirò niente adesso, perché ci mancherebbe altro, ognuno dà quello che può. È chiaro che non è per Mazzara, noi non siamo, con tutto rispetto, Salemi, Campobello, o la squadra che ho incontrato domenica scorsa, o quella di quest'anno che ha speso 400.000 euro, quella di domenica, cioè noi siamo il Mazzara. Non spenderemo 400.000 euro, ma dobbiamo dare un segnale forte alla città, dobbiamo dare un segnale ai tifosi, dobbiamo dare qualcosa di diverso, e non si può fare in questo momento. Mi va benissimo, l'aggiusteremo a dicembre, va bene, ma se non hai la società come aggiusti? A chi ti permette di far venire qua oggi? Con estremo realtà, a chi vuoi che chiami qua per venire? C'ho io 20 giocatori che per me forse stravedono e potrebbero anche scendere, ma come li porti qua? Che garanzie diamo? Che garanzie diamo? Sono situazioni e problemi che io pensavo di risolvere. Dici, ma non lo sapevi pure prima? No, prima mi avevano prospettato un programmino, un progettino, se no non mi tuffavo. Al di là di questo, che l'amore che ho per la mia città e per questa maglia è grande, ma non sono così folle da tuffarmi in una cosa dove non c'era né testa né piedi. Diciamo che sono stato abbindolato, mi va bene pure questo, ma una volta sposato il progetto non si abbandona. Ma in questo momento qua cosa dovrei fare? Faccio uscire il sangue dalle pietre? Non sono in grado, non me l'hanno dato questo dono ancora. Posso mettere le mie conoscenze, il mio sapere. Ce l'ho che ancora non si sblocca niente. E io non sono più nel tempo di volere aspettare le chiacchiere. Le carte, che c'è un passaggio societario dove mi dicono a dicembre facciamo la squadra. Bene, aspettiamo, vi parlo chiaro. Ragazzi, si soffre fino a dicembre, vi va bene. Ma quale garanzia volevi tu da Franzone? Ma io non parlo di Franzone, è quello che sta aspettando pure lui. Perché sabato questo mi ha detto, che lui è pronto e sta aspettando. Aspettare, aspettare, aspettare significa perdere del tempo. Cosa ci vuole? Non lo so, io non sono tecnicamente addentrato a cosa ci vuole. Io faccio un altro lavoro, che è l'allenatore. Io non faccio il dirigente. Che chiedono, insomma, tempo. Tempo, presumo che ci voglia del tempo. E io non voglio più aspettare, me ne rispetto loro. Io sabato scorso gli ho detto, è l'ultimo mio allenamento. Ho prolungato perché non mi andava di lasciare la squadra sola per la domenica. Le ho prolungate. È passata un'altra settimana, tanto che io, diciamo tra virgolette, per fare... svegliare un po' la situazione, mi sono fermato martedì scorso, io non ho allenato più, sono andato dall'altro lato perché aspettavo risposte che mi sono state garantite, che è tutto fatto, mancano solo le firme, e che entro martedì prima dell'allenamento io avevo chiesto, voglio vedere le firme, voglio vedere quello che c'è da vedere e ricominciamo da capo, parlare chiaro alla gente, pazientiamo fino a dicembre che si apre il mercato e facciamo un po' di mercato. Questo non c'è oggi e io non prendo più in giro nessuno, perché mi sembra di averli preso non in giro, perché ho parlato chiaro, con grande onestà, ma io non voglio più aspettare, perché il tempo, chi ha tempo non perda tempo, deve andare avanti, parlando chiaro e dire, senti, noi stiamo cercando di fare questo, stiamo cercando di fare questo e stiamo cercando di fare questo, un po' di pazienza, già ne hanno avuta tanta, penso che un altro poco me l'avrebbero concesso, ora non sono io a non dare più tempo a nessuno. Ma io non devo
Non sono venuto per svernare. Per fare questo passaggio, insomma, non sono, tempo non lo so, dipende da chi si alza la mattina dall'altro lato e dice oggi lo facciamo o domani non lo facciamo. Non lo so. Mister, quando poco fa aveva detto è un posto qui dove né fa né fanno né. Sì, tanto blaterale, tanto parlare, tanto chiacchiericcio. L'unione fa la forza e la bellezza. Anche alla gente mia, sì, anche alla gente mia. Quella è la società, anche la gente mia, spessore deve essere molto più forte, non chiacchierare. Forte, spessore intendo sempre calcistico, perché poi nella vita bisogna essere sempre lineare, corretto e per bene. Ma vuoi il calcio? Devi cambiare qualcosa. Se per 40 anni non hai cambiato niente, al costo di diventare impopolare, devi cambiare qualcosa. E io ero venuto qua anche per fare tutto ciò, non fa niente. Quello che ho fatto io 35 anni, non me lo levi tu, ti voglio bene. Perché il mio è il calcio che nessuno me lo può levare, ho fatto tanti sacrifici. Mazzara per me era la mia pelle uscita ora nella mia vecchiaia. Si può dire vecchiaia, non sono vecchio, però dico nella mia vecchiaia. Ma prima di questa conferenza stampa sicuramente ti sarai sentito con Franzone, no? Sì, gliel'ho accennato, io vado a fare questa conferenza stampa e sarò pure molto duro, perché voglio che comunque vi svegliate a capire. Sì, non ho problemi, non ho problemi. Lui che cosa mi ha detto? Che non dipende da lui che sta aspettando le firme. Va bene, allora non dipende da te, non dipende dall'altro, sbrigatevi perché io tempo non ne ho più. Da chi dipende non mi interessa più. Cioè io capisco pure che lui ha tutta la volontà di farla, tanto che sabato è stato qua con me, siamo stati insieme fino alle 3 di notte, se questo è un particolare che vi può interessare. Ed ci eravamo lasciati in queste condizioni. Io speravo che martedì, lunedì, tra lunedì e martedì, mettere due firme forse... facile, no? Visto che c'è già tutto fatto. Ma siccome si protrae già da qualche settimana, allora forse è il momento che mi devo fermare anch'io, perché forse non ci siamo capiti. Io, la coerenza mia è che non avendo allenato sabato, io sono andato in tribuna domenica, non sono andato sul campo, perché ha fatto tutto Giacalone, non ho fatto io. Quindi per me è coerenza, non ho toccato la squadra, ci pensa il mio secondo. Ora sono altrettanto coerente che se visto che entro martedì è iniziato l'allenamento non ho visto le carte, è giusto che io mi fermi, o no? È coerenza? A posto. Io questo cercavo ed è giusto che loro sappiano. È sbagliato dire magari questa forte presa di posizione sia stata anche adottata per muovere nuovamente le acque, nel senso che da qui a sabato dovessero arrivare delle novità positive di Giacomo Modica potrebbe... Allora ci sono due componenti fondamentali. Prima, che dobbiamo essere felici in due, quando si fa un fidanzamento ci si deve innamorare insieme. Io sono innamoratissimo del Mazzara Calcio, anche con tutte queste peripezie, però nella tua chiarezza ora ci dobbiamo dire come ci chiamiamo, perché io ho tanta gente da portarmi dietro, responsabilità verso loro, ce l'ho anch'io. Perché la mia città, io non sono di Bolzano, io ho fatto una scelta ben precisa, se qualcuno non l'ha capita, io ho lasciato la categoria, ho lasciato la professione, ho lasciato tutto, perché mi ero messo in testa che in 4 anni devo arrivare dove gli altri non sono arrivati. E se devo passare in popolare, perché devo ribaltare tutto, sono disponibile, però ci vuole coerenza, chiarezza e concretezza. Sono le 3 C che mancano in questo momento, 3 C, chiarezza, concretezza e coerenza. Quando abbiamo tutto ciò, se loro sono convinti di poter portare il progetto avanti con me, ci risediamo. Ma adesso non ci sediamo proprio, perché voglio chiarezza. Quella che sono stato probabilmente leggero a fidarmi un mese e mezzo fa su una situazione che non doveva essere fattibile. Ma ora, anche se ho perso la stagione calcistica professionalmente io, va bene, ci sta pure questo. Ma non ci sta che tu mi fai perdere la dignità con la mia città. Non la voglio perdere, la possiamo perdere insieme quando sono coerente. Corretto e vi sto dicendo come stanno le cose. Ma queste dimissioni già sono state scritte? No, le ho fatte oggi. Non sono scritte, lo sto dicendo qua apertamente, non devo scrivere niente io. Quando lei è arrivato a Mazzara e ha accettato l'incarico che ha conferito il presidente Albagnato, e quindi prospettando anche una certa una situazione... Insieme. Sì. Ecco, forse la città, i tifosi si aspettavano anche che la sua guida tecnica potesse portare anche nuova linfa, e quando parlo di linfa mi riferisco anche a nuovi capitali all'interno della società, grazie appunto ad imprenditori mazzaresi.
forse questo è mancato, forse è venuto meno anche questo, e quindi anche lei si aspettava che ci fosse maggiore fiducia da parte dell'imprenditoria locale, se lo aspettava lo stesso Abbagnato. Può essere anche questa una chiave di quello che è successo? Potrebbe, sì, probabilmente nella sua logica di ragionare in un certo modo ha pensato, probabilmente dico, c'è un sei ipotetico che, più volte lui ha, che è quello di pensare, prendo Modica, faccio gli abbonamenti, riempio lo stadio, eccetera, eccetera. Io non so le ragioni per il quale la città ha risposto così negativa, poi nel tempo ho scoperto il perché e non voglio entrarci. Ok, da buon intenditore poche parole, che probabilmente non riscuote più quella fiducia che ha riscosso 20 anni fa, memore di qualche promessa fatta e non mantenuta, dove è stato leggero a dire delle cose e poi non le ha rispettate, non le ha mantenute. E quindi io penso che tu calcio a cercare di portarla avanti solamente con gli sponsor non ce la puoi fare, perché visto che la società ti ha chiuso la porta. Però è stato talmente intelligente, forse, anche se già diciamo che i buoi erano scappati dalla staccionata, e che andandosene così ha massacrato una situazione che era partita con idee e prospettive ben diverse, che io sono entrato dentro che c'erano due che avevano sinergia economica, quindi una promessa che non era solo Elio Abbagnato ma erano in due. Poi è chiaro che tirandosi fuori uno, l'altro non riesce ad avere da solo la possibilità di portare avanti una struttura, una macchina organizzativa che è il Mazara, e ha trovato altri partnership. Ma in questo momento qua ci deve essere la volontà, proprio perché non c'è più la forza economica, di firmare questi benedetti documenti prima possibile e liberare la situazione. Se tutto ciò non avviene e uno è stand by e uno è fuori, io non so come muovermi, e non potendomi muovere io non ce la faccio. Fiducia a tempo, diciamo. Non lo so se a tempo, se Salvato, qua il problema è serio. Qua il problema è serio, perché quando non c'è chiarezza diventa sempre un problema. E vivere quel quotidiano che hanno vissuto per tanti anni. Cioè, se io avessi voluto, oggi mi allenavo e andavamo avanti, tanto può darsi che domani si risblocca, può darsi che dopodomani si risblocca, non è dopodomani, è fra 3 giorni. E questo è quello che hanno vissuto per tanti anni, e non è quello per il quale ero venuto io qua. Io ero venuto con altri propositi, altre situazioni. Non è che dovevamo avere 1 milione di euro per fare la squadra, bastavano quelli che loro avevano promesso insieme e dare un programma serio, delineato per quello che era in questo momento la costruzione di un'organizzazione societaria, che non c'è in questo momento, non c'è. O la colpa è tua, la colpa è sua, la colpa è mia, non c'è. E se non c'è, che facciamo? Certo. Dice, può arrivare domani, perfetto, arriva domani, ci sediamo, mi fai vedere, hai voglia di continuare con me? Se no cambia, prenditi a chi vuoi. Vuoi continuare con me? Allora ti siedi, mi fai vedere, parliamo, ci organizziamo, rifacciamo quello che dobbiamo fare, perché qua si deve cambiare qualcosa. E bisogna cominciare a cambiare i chiodi. Sono drastico, sì, sono drastico. Perché se tu vuoi fare bene, devi avere anche la forza di annullare qualcosa. Ma da quello che... del passato, visto che il passato non è un bel passato. È sempre un chiacchierare. Ma dal suo confronto di domenica con Franzone, ci sono le prospettive per poter cambiare questi chiodi? Oppure... qualcos'altro. Aspetto di sedermi con lui, per quello che abbiamo parlato ci potrebbero essere, ma uso il condizionale. Ci potrebbero essere, ma uso il condizionale. Perché ad oggi aveva detto che martedì ci doveva. No, io ho dato a lui l'out out di martedì, anche se capisco che a livello burocratico non è facile sistemare le cose in 2 o 3 giorni. Però a me non interessa più niente, perché oggi ho preso tempo da 2 settimane con i miei tifosi. O è colpa sua, è colpa mia, o è colpa tua, a me non interessa più. Questa storia continua da 10 giorni. Sono 10 giorni. E noi 10 giorni abbiamo fatto altre 2 sconfitte. Non è che avremmo vinto, per carità, avremmo potuto pure vincere. Ma non è un problema a me in questo momento di risultare. È capire dove posso arrivare attraverso un'organizzazione che parte da una serietà fatta oggi ad arrivare a marzo.
Ma non è che a marzo ci dobbiamo fermare, perché anch'io voglio che Franzoni non mette soldi se a marzo deve spendere 100.000 euro e andarsene. Se deve chiudere, chiude il Mazzara, perché non è neanche corretto che tu da dentro porti fuori. Io non lo trovo corretto. Se tu devi prendere soldi e buttarli, chi te lo fa fare che poi a marzo siamo punti a capo? Non era questo l'intento. Se io mi sono fermato qua per tre cose: una è perché mi ha fatto impazzire quella gente che c'era qua in periodo di Coppa Italia, due perché sono schifato del calcio, e terzo perché volevo rispettare una volontà di mio padre, che forse è la numero uno. A me non me lo fa fare nessuno. Io sto parlando con estrema chiarezza e col cuore in mano. Chi vuole capire, capisce. La squadra non mi sente. Preso questa decisione. Ma non ci ho neanche parlato io con loro. La squadra deve fare la squadra. Mi dispiace, perché in questo momento forse sarebbe più opportuno che si cementasse un qualcosa di diverso. Ma se io non riesco a dargli niente per ora, penso che è giusto e doveroso, alzo le mani e dico no, faccio un passo indietro io. Perché non riesco a dargli niente. Perché io voglio le mie certezze, le mie sicurezze e tutto ciò che avevamo parlato all'inizio. Anche la squadra lo voglio ora. Anche la squadra vuole le certezze. Ma la squadra vorrebbe le certezze che sono relative, perché comunque Franzoni mi ha anche garantito che se entra venerdì gli paga il secondo stipendio. Quindi loro sono a posto. Loro dovrebbero pensare a fare più il loro dovere. Parlare poco e pedalare di più, forse è anche giusto questo. Perché ci sono il rispetto del ruolo, i diritti e doveri nel calcio. Quando però siamo a posto noi, che non gli facciamo mancare niente, allora gli possiamo tirare anche il collo. Ma non è possibile che tu non sappia nulla di queste carte? Che non si non sono documenti che non posso sapere io su quello che era il pregresso. Come faccio a saperlo io se non c'ero qua fino a due mesi fa? Se Magnano ha deciso di dimettersi da presidente, Franzoni ha deciso di abbracciare la causa... Vuol dire che sono tutti già un punto d'arrivo, presumo, perché se Franzoni sabato mi ha detto che comunque determinate carte già ce le ha, però le vuole vedere meglio, e ci mancavano tre carte ancora per essere a posto alla firma di Elio Bagnato, vuol dire che questo non è arrivato, se ancora non ti presenta e dirò ho chiuso, o no? Non lo so, poi è un problema di contabilità, di bilancio. E mica le posso sapere io, Salvatore. Queste sono cose, gestione vecchia. Ci sono dei particolari ancora da esaminare. Hai detto questo, i particolari sono particolari, non è che una cosa sono essenziale. Questo non si riesce a capire, ma i motivi per cui non ci sono queste fine. E allora se tu non riesci a capire questo, e io che faccio il tecnico e ho bisogno di chiarezza e non me la date, io che faccio? Mi sto ancora qua? Questa è una decisione che ha preso. No, lo ribadisco, io non sono venuto qua perché guadagno milioni di euro, non sono venuto qua perché dovevo svernare, io sono venuto qua per cambiare qualcosa in questo Mazzara calcistico, poi nella vita ognuno fa come meglio crede. Per me il fatto che Mazzara fa le stesse categorie Troina, del per me è un colpo al cuore, ma non è che con questo hai la bacchetta magica in quattro mesi lo risolvi. Risolvi se cambi strategicamente una struttura societaria. Risolvi se c'è del personale che ha voglia di dire cacchio, Mazzara merita ben altro. Come l'ho presa a cuore io, anche la città la doveva prendere a cuore. E non chiacchierare sempre. Capisci? C'è amarezza. Dentro Giacomo Modica c'è questa speranza che questa sua decisione presa oggi sia un po' una mina per cercare di far fare le cose a Mazzara bene per il calcio? Me lo auguro, me lo auguro. Io tanto non ho dove andare quest'anno, quindi. Il problema è che non è che ora chiudo di qua e vado a un altro posto. Io posso andare solo all'estero, che non c'ho voglia di muovermi. Sinceramente ho fatto una scelta ben diversa. Non l'ho fatta per andare fuori. Ma il problema è serio. Il problema è serio e dovrebbe essere risolto. Adesso se lo risolviamo in maniera celera è meglio per tutti. Se poi pensano che nel dare proseguo e continuità possa essere io, mi può fare piacere. Se no, ribadisco ancora una volta, amici più di prima. E insieme a me se ne andranno Pierino Giacalone, Baldo Nastas e il dottore Scaduto. Girolamo è...
voglio dire, autonomo da, da poter dire quello che pensa e come la pensa. L'ha detto qua davanti a voi. Ma quindi... ha detto che si dimetteva pure lui. Sì, ma lui ora non c'è, non c'è, sta cercando di ricompattare le situazioni, per quello che so io. Poi una situazione del genere la esporrà Girolamo Di Giovanni. Io sto parlando per quelli che non hanno l'opportunità di dirvi come la pensano, che è Pierino Giacalone, Baldo Anastasi, non perché non riescono a parlare, perché me l'hanno detto loro. Insieme a te andiamo via anche noi, anche perché li ho portati io. Quindi ci sarà in questo momento un leggero cambiamento. Un leggero cambiamento, sarà un cambiamento pesante, perché chiaramente manca la guida tecnica pure della squadra, domenica c'è la partita. E vorrà dire che si svegliano. C'è la partita, si sveglieranno, si siederanno, poi se vogliono prendere a Domingo prendono a Domingo, se vogliono continuare con Modica continuano con Modica, se vogliono continuare con Salvatore Giacalone continuano con Salvatore Giacalone. Io ho bisogno di essere chiaro, chiaro, limpido e soprattutto rispettare la mia città. Voglio che loro si ricordano di me come persona per bene. Lascia stare il tecnico. E io sono una persona per bene, non prendo in giro la gente. Ho costruito una carriera a essere corretto e leale, così come lo sono con gli altri, pretendo. Non penso di chiedere molto.